perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Grazie, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di queste pillole del coraggio di ogni giorno. È per me un piacere avere in collegamento oggi Lorenzo Pellegrino, che è il segretario nazionale del MSAC, il Movimento Studenti di Azione Cattolica. Benvenuto Lorenzo, grazie per essere con noi. Grazie, Felice, e buonasera a tutte e a tutti. Allora, Lorenzo, partiamo in realtà proprio, diciamo, dall'ABC, cioè che cos'è il Movimento Studenti di Azione Cattolica, qual è la mission principale di questo movimento che negli ultimi anni soprattutto si sta dando veramente da fare molto non solo all'interno delle diocesi ma soprattutto fuori dalle diocesi, soprattutto all'interno del mondo della scuola. Noi molto spesso quando parliamo del MSAC, leggiamo già la sigla, Movimento Studenti di Azione Cattolica, è abbastanza eloquente, ma in generale c'è una definizione che è abbastanza standard, diciamo che è l'attenzione missionaria dell'azione cattolica, in particolare del settore giovani, nei confronti del mondo della scuola. E quindi è, diciamo, siamo un pezzettino, un piccolo pezzettino di Azione Cattolica Italiana che nelle diocesi, ma soprattutto nelle scuole, ci diamo da fare affinché l'esperienza di giovani studentesse sia valorizzata in quanto una bella esperienza di scuola, una bella esperienza di gruppo, una bella esperienza anche di rappresentanza, di partecipazione. Quindi lavoriamo affinché l'orario scolastico, affinché la nostra esperienza a scuola sia ben spesa. In realtà siete molto attivi anche in quelle che sono in qualche modo le politiche scolastiche, se così appunto le vogliamo chiamare. Siete una delle associazioni rappresentate all'interno del Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche, che è un organo del Ministero dell'Istruzione. Spesso siete anche chiamati per le audizioni sia da parte del Ministro ma anche da parte delle commissioni parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica. E allora quali sono le priorità nel mondo della scuola che il MSAC cerca di rappresentare poi agli organi che devono assumere le decisioni? Sì, hai detto benissimo, siamo molto attivi, soprattutto in questo periodo in cui si è tanto sentito parlare, no, del bisogno degli studenti di trovare uno spazio di ascolto nel mondo della scuola, per il mondo della scuola. Ecco, noi siamo stati in audizione al Senato, alla Camera, sediamo al tavolo del Ministero per dire poche cose molto semplici ma altrettanto significative, che sono che a scuola bisogna stare bene, la scuola è un posto che ci deve far stare bene, quindi il benessere psicologico degli studenti, delle studentesse non può essere trascurato. La scuola è un posto dove possiamo davvero fare la differenza, perché lì possiamo prendere parte, partecipare, no? Sia da candidati come rappresentanti di istituto, di classe, ma anche da studenti, e quindi valorizzando l'impegno nel nostro studio prendere parte alla costruzione del nostro futuro ma anche del nostro presente migliore possibile. E poi alla fine mi viene in mente che in questi anni tante cose stanno cambiando nel mondo della scuola e noi ci vogliamo stare, infatti avvieremo una bella riflessione su come la scuola può avere una svolta ancora più ecologica di quella che magari ha avuto in questi anni, come la scuola può avere una svolta digitale, no, dopo questa pandemia o durante questa pandemia, ecco. E diciamo che ormai ci stiamo avvicinando, per tanti maturandi in Italia, a quella che sarà la fatidica notte prima degli esami. Quindi mi verrebbe da chiedere direttamente a te qual è l'augurio che faresti a tanti maturandi che tra qualche giorno faranno appunto il loro esame di maturità, si avvicineranno a questa importante data per la loro vita, per la loro maturità, ecco, come si dice. Qual è l'augurio di Lorenzo Pellegrino e di tutto il Movimento Studenti di Azione Cattolica?
Beh, l'augurio del Movimento Studenti Azione Cattolica è che questi giorni siano davvero pieni, come tutti i giorni, ma soprattutto per questi, perché nei passaggi di vita, e l'esame di maturità è un passaggio di vita fondamentale, nei passaggi di vita bisogna starci dentro le cose, bisogna abitare l'ansia di questi giorni, bisogna abitare la notte prima degli esami, bisogna abitare quel panico prima di entrare nella stanza dell'esame. Di vivere pienamente questi giorni perché davvero segneranno la vita da maturi dopo, da maturati. Grazie allora Lorenzo per essere stato con noi, grazie per la tua testimonianza e per quello che è il tuo impegno nella vita di ogni giorno nel cercare di cambiare in positivo ciò che magari non va nel mondo scolastico, sperando che possa essere un impegno anche in futuro al termine della scuola e che già stai facendo soprattutto nella tua vita universitaria. Grazie ancora per essere stato con noi e in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.